Un lungo elenco di operai che hanno fatto la storia della fabbrica più importante di Valle Ufita a Flumeri dal 1978 ad oggi, venuti a mancare in circostanze e paesi diversi, ma appartenenti ad un'unica grande famiglia che continua a lottare per sopravvivere. Donato Stanco è il promotore di questo significativo raduno. Spero di continuare ancora per qualche anno, visto che ormai sono un po' il custode di questi amici, colleghi, defunti, e quest'anno è stato un anno molto doloroso perché ho dovuto annotare, grazie ai collaboratori, amici, 24 colleghi, e questo mi dispiace molto. Spero di non entrare a far parte il prima possibile di questa lista e di continuare questa opera, visto anche la disponibilità di Don Claudio, che ringrazio, te che mi sostieni virtualmente, socialmente, e quindi ringrazio prima di tutti quelli che verranno. Cerchiamo di collaborare, di andare avanti il più possibile. Un augurio che restano, magari le persone rimangono contente di questa manifestazione, che apportano dei suggerimenti. Questa iniziativa avviene anche in un momento difficile di questa fabbrica, che rappresenta la storia di questo territorio. E questo è un punto che sto parallelamente, muoiono i miei colleghi pensionati, ma non voglio che morisse anche la Fiat, che si sta riducendo di numero continuamente, e spero che non avvenga la stessa cosa per l'azienda e per noi, ancora di avere un po' di vita e goderci la pensione ancora per qualche anno. È sempre bello rivedersi. Sempre rivedersi, ed è la cosa più bella che se uno può fare. E grazie a Donato che ci fa incontrare una volta all'anno, perciò sai cosa, a parte che noi pure ci incontriamo, qualche gita che si organizza con l'UCAF, ci vediamo, e in più però questa qua è sempre più piacevole, sinceramente. Ci sono tanti ricordi legati a questa grande famiglia. Assolutamente sì, è un bel momento, ecco, per ricordare i tanti amici, perché quando siamo partiti nel 1978-79, insomma, eravamo tantissimi, forse 1700, quindi negli anni c'è stato, ecco, un ricambio generazionale, quindi abbiamo conosciuto tante persone, e ancora oggi la cosa bella è che quando ci rivediamo è come se fosse stata una grande famiglia. È stata una grande famiglia, non solo lavoro, ma abbiamo condiviso, ecco, anche gran parte della nostra vita, quindi è bellissimo rivedersi e ricordare i nostri colleghi che ormai non ci sono più, ma il ricordo è sempre vivo. Innanzitutto io voglio ringraziare Donato, un ex dipendente della Fiat qui a Flumeri, che sia l'anno scorso sia quest'anno ha avuto un pensiero nobile, anzi nobilissimo, nel ricordare tutti gli operai che oggi non sono più qui con noi e che hanno lavorato in questo stabilimento Fiat. È stato, e ci auguriamo che lo sia ancora, un punto di riferimento per tante famiglie nelle nostre zone ormai rurali e anche depauperate da tutto. Se viene meno anche questo complesso industriale, sarà veramente la fine per tutti noi. Il lavoro, il pane, la dignità sono innanzitutto segnali di una convivenza pacifica, di rispetto e, lasciatemi dire, anche di pace e di comunione fra di noi. E allora, quando viviamo anche questi momenti liturgici, no, ecclesiali, hanno un loro significato, quello di garantire e sostenere l'impegno dei nuovi operai ad andare avanti sull'esempio del sacrificio che questi nostri cari defunti hanno lasciato a loro. E poi, affinché lo Stato, ecco, non dimentichi questi luoghi, e garantendo la sua presenza e anche il lavoro. Perciò ben vengono questi momenti religiosi e, lasciatemi dire, anche civili e umani.
212 vittime in circostanze diverse in tutti questi anni, sono un po' degli eroi. Beh certo, guarda, questo ci fa capire che quando la Fiat ha iniziato qui, e c'era anche mio papà, erano tantissimi, circa 900 operai, ed è stata, e ci auspichiamo che ci sarà e ci sia una ricchezza sul nostro territorio, e questo ha coinvolto le intere famiglie, no? E che hanno sostenuto non solo l'aspetto economico ma anche familiare. Il lavoro genera questa economia sul territorio.